E oggi siamo lanciati. Minecraft è lanciato, io sono lanciato, siamo tutti lanciati. Terza volta che accendo Minecraft, signori. Era avviato prima della live. Stava and è andato, giuro. Boh, boh, eroico. Ce l'abbiamo fatta, bravissimo. Sì. Un applauso a tu. Mamma mia, fenomenale. Allora, qui eravamo rimasti con la chestplate della viverna che stava facendo le sue cose. Mamma mia, siamo bravissimi. Sì, mandamela, Brando. Mandala sul gruppo dei sub. Così ricordo a tutti, tra parentesi, che c'è il gruppo dei sub, che è molto bello. Se non siete sub, avete il cazzo mini. E quindi io. Cosa stavo facendo io? Qual è il mio scopo in questo mondo, in tutto ciò? Oddio, si sono fermate le rotative. Oh no! Vuol dire che sono arrivato alla bedrock. Cazzo. No, anche qua. E niente, sono arrivato alla bedrock ovunque. Extra scam, signori. Un applauso per lo scam, perché sono rimasto scammato. Va bene così, va bene. Mamma mia, fortissimo. Che cazzo è successo? A posto. Per un attimo ha detto di no, ma grazie alle mie 85 lauree in medicina, ha deciso di andare. Ok, andiamo a Nanna prima che imploda il globo. Prima che mi arrivino i mob in testa. Esatto, visto Granella. Ora senza preavviso le live. Sono matto vero. Buonasera, Granella. Così mai, come mai così pochi spettatori? Perché sto facendo Minecraft. Ho la faccia di, di essere uno che fa Minecraft normalmente. Domanda. Beh, ogni tanto mi fate delle domande un po' frizzicanti, raga. Ah, perfetto. La nostra magica avventura fatta di buchi può continuare. Direi che questo lo metterò vicino a qua. Così, in piena. In pieno spirito natalizio, guarda. Solo perché sono stronzo. Lo sto caricando. Sto caricando l'armor della viverna, non ti preoccupare. Ah, coglione. Ma perché fa que... Ma che cazzo? Madonna, la droga. Allora, io metterei questa roba. Qua. Tuk. No, un pelino più in qua allora. Va bene. No, questo è il transport pipe. Perfetto, signori, un lavoro da eroi. Veramente uno streamer di altissima qualità. Hai già fatto almeno il corpetto? No, ovvio che no, Granella. Sto attendendo fiducioso che faccia quello che deve. Allora. Bravo. Bravo, bravo. Voilà, visto ragazzi, questo è un lavoro coi fiocchi. Au, bonk. Sta facendo danni. Voilà. Fenomenale. Che streamer, che youtuber, che bello. Allora. Come cazzo si chiamava? Era Density qualcosa, ma non me lo ricordo già più. Sono un fenomeno, ragazzi. L'ho perso di nuovo. La tartarughina di merda. Come cazzo si chiama? Come si chiama quell'aggeggio? Ma vi prego, l'ho dimenticato. Ma... L'ho perso! Madonna, sono uno streamer bravissimo. Non il Querry. Il rubino che comprime, ragazzi. Ma porco due. Ma sono veramente un cretino. Gem era Gem? No. Non era Gem.
Ma che cazzo? Scriviamo qua density, che me lo ricordo. Density, eccolo qua. Gem of Eternity. Ah, è la maiuscola. No? Ah, non ho MC. Beh, giustamente. Vaffanculo. Allora, andando avanti. Ah, Gesù. Vediamo se magari ho un po' di fanni AMC qua. No, è un cazzo proprio. Vaffanculo. Sapete che vi dico? Me ne vado in miniera a scavare fortissimo. Andiamo in miniera, siete felici bambini? No, mi serve l'Electrum. Che sicuramente ho Electrum. Mettiamo a posto questo. Non è questo, ma è questo. Andiamo. Fai una cosa prima della miniera, dimmi, stellina. Sto per diventare un minatore cileno? Assolutamente sì, ragazzi. Dimmi cosa devo fare, granella. Qui la Iverna è troppo avanti. È ben a 320k. Vai nella batteria e vai su wireless. Oh shit. Granella già cerca di far cose. Questo? Wireless charging? What? Ah, me la metto addosso. Ok, ho capito. Va bene, granella. Uè, ho l'armatura della piverna, ragazzi. Non ho idea di cosa faccio, ma è molto carina. Yeah. Ok. Quindi ora me lo sta caricando? Beh, mi sembra un enorme scam questa cosa. Ah, enable. E la madonna! Perché è a 1.000.000? Ma è velocissima sta roba. Ma raga, è fenomenale. Cioè, se l'è suggiuto tutto, va bene. Com'è che si vola, granella? Voglio volare, fammi volare. Ui. Scam, non sto volando. Granella. È una menzogna, ragazzi. Insultate granella che mi dice cazzate. Com'è che si chiamavano quegli aggeggi? Ragazzi, ho già dimenticato tutto. Premi 5 nel numpad. Ah, nel numpad. Boh, mi sta scammando. Storage si chiama. E non me lo posso permettere. Andiamo in miniera e basta. Deve essere carica un po' tutti i pezzi. Vabbè, adesso si caricheranno tutti i pezzi, raga. Con calma. E intanto... come va qui la nostra situa? Buonasera amici, da quanto tempo che non passavo? Oh cazzo, qua sta andando tutto in patatrack, vedo. Oh shit, rubini, cose. Vabbè, prendiamo le cose, mettiamocele nello zainetto e facciamo un po' di pulizia. E vabbè. Tre quarti di sta merda non posso neanche buttarla via. Aspetta, non vedevo l'ora. Ma non importa, facciamo pulizia, ragazzi. Pulizia, contatti, persone false, via, ragazzi. Via le persone false dalla vita. Come dico sempre io. Perfetto. Signori, uno streamer di altissima qualità, uno youtuber eccezionale, soprattutto un minatore senza eguali. Bravissimo, un applauso per me stesso. Ora, dove eravamo rimasti l'ultima volta? Allora, qua è un incubo. Ehi, ma quelli sono diamanti. Allora. Ah già, che adesso c'ho l'auto smelter lì. Sono forti... non ho un secchio, ma non importa. Dov'è il vein mine? Oh, là. Se scava tutto, stronzo.
Dammi i lingotti che posso finalmente. E che rumore ha fatto? Madonna, che sbocco. Oh, eccoci qua. Chi se ne fotte di quelle merde? Sì, dammi il diamante, cazzo. Signori, cortissimo. Questo è uno streamer di altissima qualità. Come potete ben vedere dal nome, IlbertraGaming86. È fenomenale. Unico nel suo genere, oltretutto, come streamer. Ah, il Magnite non posso... Dove? Ma come si permette? Lei è maleducato. Vergognoso. Usa la corrente ma ti assorbe danno. Carino. Taggio, sono un tot di mod tutte insieme. Cioè, veramente di tutto. Carino l'autosmelting. Ah, il moonstone. Yeah. Madonna, mo tiro su veramente anche la merda e poi svendo tutto al mercato. Such. Allora, lei signore che fa questi rumori dinanzi a me è veramente un gran maleducato. Penso che questo non le faccia onore, assolutamente. Ma a me non piace moddato. Ma come non ti piace moddato? Beh, ma... Ma sta armatura è sbroccata. Ma fa le cose matte. Cioè, questa è l'armor delle cose matte proprio. Beh, fenomenale. Bertra che fa Minecraft moddato, i tempi sono veramente cambiati, raga. Il mondo è pieno di novità ogni giorno. E voi dovete essere pronti a subirle, le novità. Vabbè, ma quest'armor è a prova di Bertra, quindi. Tutto molto bello. Cioè, stupendo questa cosa. Posso letteralmente lanciarmi di sotto come... Cioè... Vorrei capire chi, però, vabbè. Boh, tanto. L'armor pazza sgrada che non mi fa morire, ma davvero? La madonna, quanto è la madonna. Ma chi è che me le tira? Ecco, c'è il patto che... Raga, non c'è nessuno. Ma? Ma chi è che me le sta tirando? Ma raga! Ma... Ma raga! Ma che cazzo? Ma? Ma? Raga! Ma? 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 Qualcuno mi spiega, è uno scheletro invisibile, sì, ma... Sì, ma... Hola? Ma che cazzo? Ma che cazzo vuol dire? Ma non ho capito veramente io. Ma vaffanculo. Cioè, siamo arrivati a questo, signori. I magici scheletri invisibili. Era un bel suono il toc. Toc. Oh, questa è una bella grotta piena di... Di cose belle. Tipo il fan di diamante anche. Ma che bello. Ma raga, ma come quanto cosa? Beh, oh, slime ball, yes.
Ah. Dunque, intanto, come va, ragazzi? Io sto facendo le cose matte. Slime nella pietra innovativa. No, è un particolare coso. 12 diamanti. È un come si chiama? È quella pietra lì di quel colore, quella, il minerale violetto, che praticamente ti dà delle robe a caso. È un po' magico. È un po' mistico matto. A 600 sub che si fa? Niente, ragazzi. Adesso metterò dei gol decenti, così finalmente smetterete di romper cazzo. Vi darò dei gol belli e ne avremo di cose da fare, via. La randomita, esatto. Cosa faresti, Granella? Sentiamo. Poi su controllo cerca Draconic Evolution. Pure, dai, chiedi un sacco di cose tu, eh. Ah no, io sta merda di magnete. La magnete non posso. Vai via. Cioè, che schifo. Non posso neanche buttarla via. Ragazzi, finalmente a 600 sub chiudo il canale di Twitch, dato che ormai è morto, quindi farò quello che tutti vogliamo. Tornerò a fare solo video su YouTube. Mi raccomando, supportatemi in questa impresa, subbandovi. Dove eravamo rimasti? Scusatemi. Allora. Ah, fai sta cosa. Arrivo, aspetta. Fammi raccogliere cose, Granella, che è la mia parte preferita del gioco. Allora. Draconic Evolution. No, Bertrand, non dire così. End Crystal, Draconic Evolution Information Tablet. Oh, End Crystal. Ah, nei controlli. E quali cazzo sono i controlli? Granella, cosa stai... What? Chat, Granella mi vuol far fare delle cose strane. I tasti. Ma che mi state mettendo in difficoltà? Ah, fai esche e vai su... Ah! Lol. Sono un po' stupido. Draconic Evolution, eccolo qua. Numpad 9 Creative Flight. Vediamo. Cosa devo fare? È questo? Non funziona, mi è scammato, Granella. Ne riparleremo. Il mio sport preferito, ragazzi, è bruciare la lava. Che detto così non ha senso, ma non ha senso. Extra step! Mi dedichi un pisello nel buco per piacere. Grazie Febbi Riccardo per i 100 bit. E purtroppo l'italiano medio è un meme morto. Mi dispiace, ma è proprio... Ma vaffanculo. È proprio un meme che è defunto e non tornerà mai più. Quindi... Ah, Creeper! Sei un po' stronzo, ma... Va bene. Attiva il numpad. Hai attivato il numpad, ragazzi. È molto attivo, non ce l'ho il blocco numpad io. Aspettate. Oh! Ok, mentre 9. Oh. Oh no, il piccone. Samed. Adesso fixiamo anche lui. Non vi preoccupate che mo fixiamo tutto.
Questo non ti fa volare, ma puoi modificare i traits. Ok. Aspetta un secondo che faccio una cosa. Ok, facciamo al volo questo. Che c'ho il piccone triste. Guarda. Mi resta pure, sono ricchissimo. Va bene, granella, poi mi farai volare. Sono commosso da questa cosa romantica che hai detto. Beh, ragazzi, granella ci prova con me dicendo ti farò volare. Che romantico, eh. Ah, dalla chat dicono che è quella di Draconium risvegliato che mi fa volare. Quindi granella mi dice le stronzate, vedo. Va bene, va bene. Tranquillo, non è che mi offendo, ci mancherebbe. Altri diamanti, ma sono una fabbrica di diamanti oggi. Vabbè, ma... ma questa armatura è stupida, ragazzi, ma ho smesso di giocare. Non mi fan più niente. Ma che vuol dire sta cosa? Ma sono grossissimo. Sono spropositato. L'armatura di Nabi, minchia, sì, è fatta apposta per me. Ad averla da prima non sarei mai... no, non sono mai morto effettivamente in questa hardcore, però dico... eh? Nel senso, volevo dire, cioè... ovviamente, ci mancherebbe. Quanto? Dammelo tutto, bloh. Certe cose sarebbero proprio comode anche in Minecraft normale. Aspetta di affrontare il Chaos Guardian. Vabbè, oh, no, noi iniziamo con ste... Gnom, gnom. Niente. Fatto come una mina, ragazzi. Sono fatto come un copertone. Quindi non posso volare con questo. Quindi se mi stampo di sotto... ciao. La testa del creeper. Yeah. L'electrum ti dà speed. Speed nel senso di droga, suppongo, perché sembra quello. Fatto la fan di battuta sulle sostanze che si... della droga, ridete. Ui. E io mi lancio di sotto, non prendo danni, vabbè. Ormai io per cosa gioco a fare? Cioè io sono Dio. Ho il potere illimitato, va bene. Nickel, lol. Va bene che non posso volare, però sono Cristo. Ah, fanni vuotere. Ma granella, il punto è, io questa grotta l'ho vista in tutti i modi. Cioè, come faccio ad andare in posti nuovi sconosciuti? Devo scavare a caso? Hai killato l'italiano medio, ora sco gruppo sanguigno, biati il cadavere come farebbe lui. Allora, questa cosa sta un po' sfuggendo di mano. L'italiano medio è un meme un po' morto, grazie dei beat, però cazzo. Oh shit. Lasciate crepare l'italiano medio come merita. Fai il tasto destro e fai rigenera. Oh, posso? Ah, allora lo faccio. Cioè, immagino di dovermi riportare via il query prima che si distrugga, però... oh, ma salve. Apprezzato il suo... Creeper head. Ah yes, creeper head. Beh dai, un po' di emch ce li siamo fatti. Chi è che fa quel rumoraccio de Svizzera lì? Stai usando il Technic Launcher? No, sto usando Forge World, giusto? Ma non, ormai sono espertissimo, raga. Allora, torniamo.
mo ce ne allenta. Ormai sono Dio, ragazzi. Cioè, veramente dovete stare molto attenti quando mi incontrate sul vostro server di Minecraft, perché sono Gesù. Cioè, io sono veramente fortissimo. Abbiate paura di me. Ma? Lo succa fa... no, beh, ho sbagliato. E niente, granella. Lo sai che non puoi aspettarti troppo da me. È l'arco incantato con swapper. E quindi me lo porta vicino. Ah, lui aveva l'arco. E niente, è andata male. Sono il nuovo Herobrine. Ragazzi, sono qui nel mio mondo con Herobrine. Oh, qua c'è il mio Quarry, tra parentesi. Ciao, amico Quarry. Ti dovrò portare via prima che tu finisca il tuo lavoro. Mi dispiace un po' te. Ma finito? Ma va? Ma quanto è veloce, fra? Sto sborrando, Sborro fortissimo! E grazie, Jolly, per il... 12° mese, ma hai fatto l'anno e dici emlo così? Ma zio, ma dovresti... Cioè, ma zio, ma fra, ma bro, ma... Compà. 12° mese, tu sei un matto vero? Cioè, dovresti essere... pieno di gioia e felicità e amore per il prossimo. No, la cesta ci ho buttato dentro. Vabbè. Block of coal, va bene, questo sì. Beh, anche i tubetti. Io posso imparare il chunk loader? Ovvio che posso, ma pog. Allora, resettiamo questo incubo. Allora. Regenerate. Se rigenera. Ma? Ma che figata, cos'è sta roba? Ma che figata, ma ci sono diverse cose. Ma cos'è Skyland, tipo? Cioè, ma io... Ma? Ah. Sono tutte caverne. Che obiettivo mi sono prefissato? Boh, battere un po' quello che è il... l'endgame di questo determinato robo, che è Fire Ingot, molto carino. Che da quanto mi ha detto Granella è il Chaos Guardian, questa entità mistica. Quindi diciamo che il mio obiettivo è battere questo Chaos Guardian e poi potrò provare di nuovo Minecraft normale, via. La metto giù così. Allora, mi servono poi i tubes. Allora, Stone Torch, ma che bello. Pipes sono, giusto? Sì. Ok. Ah, ti genera sempre lo stesso, per quello il portale, ok. Ok, la Iron Chest, il Chunk Loader. Perfetto. Beh, portiamolo proprio... qua così. Ok, mi serve il chunk loaderino. E mi serve anche un non cowl, bensì coal, al contrario. Ragazzi, il mio inglese è spettacolare quando vuole, ma non sempre, purtroppo. Questi li possiamo schiantare qua, tutte ste stronzatine. E ho buttato via la cobble, perché sono un po' un bonobo. Ok, è tempo di esplorare questa nuova miniera, ragazzi. Come ben sapete, io ho un problema con le miniere, quindi... Tu non hai ancora finito Minecraft moddato, Camper l'ha finito 6 volte ieri. Esatto, ragazzi. Io purtroppo non sono così studiato, quindi... non l'ho finito, fine. È una roba un po' così. Oh. Bella merda, raga. Oh, però almeno è un posto nuovo, cioè c'è roba nuova. Tipo questa roba che... sì, ce l'ha l'MC, ma è grande. Cos'è questo sbocco? Noi vogliamo le bambine pancine. Ma guarda, Eli1236, sei liberissima di andare a fare in culo se non ti piace. Scusate, mi è uscito dal cuore.
Ripeto, c'è un sacco di altre cose su Twitch. Puoi anche non guardare Twitch. Fatti un dunk null di smeraldo e top. Che cazzo? Eh? Un che? Non so cosa sia, granella. Mi stai... Mi metti in difficoltà. Nome del modpack. È un modpack fatto da granella, dal mio mod. Quindi non è un... Non esiste. Non ha un nome. C'è la Galacticraft, non so neanche cosa sia. Quindi penso proprio di no. Perché se non so cos'è... Un Axolotl! Il nostro miglior amico. L'amico Axolotl. Un blocco che contiene altri blocchi. Beh, carino. Come mi chiamo? Sandro, Sandro Peppino. È il mio nome d'arte. Gli smeraldi, madonna. I'm a rich bitch, ragazzi. Sono ricco, matto, in culo sgravato. Ok. Ho la night vision, vero? Sì, perché non sto piazzando torch. Me ne sono accorto mo. Vai via, cattiva lava. Ah, sopravvissuto a due colpi? Ma quanto è matto? Ma è vero matto in culo questo, rago. Ma? Ah, io sono salito, non so perché. Allora, chiudiamo l'acqua perché non voglio acqua che scende e fa cose. Ok. Wow, mi chiamo Aldino, piacere di... Oh mio Dio, un buco! Ciao. È vero, granella, tu mi parlavi del paradiso anche. C'è il portale del paradiso qua, giusto? Educativa, puoi imparare i nomi dei pianeti, mamma mia. Best modpack della vita, allora. E quindi questo è Saturno. Questo è Marte. E questo è una grotta che finisce qua. Che palle! È la... La droga! Allora... La TNT, tra parentesi, ha un MC. Raga, so cosa fare a breve. So cosa fare. Potrebbe non piacere a qualcuno, ma so cosa fare. Ah, ti prego dimmi che al portare il paradiso si fa con l'aluminio e un secchio d'acqua. Granella, come cazzo si faceva, domanda. Oh, bravo, Yoink. Fai il saputello. Comunque tutto benendo, tutto benendo. La madonna. Cazzo, 30 iron ingot in una botta solo, così. Come i matti veri, signori. Extra thick! Mi insulti per piacere. Va bene, coglione. No, dai, scherzo, sei tanto bravo perché hai donato i bittini. Grazie mille per i bittini. Testa di cazzo. Niente, raga, è un po' così oggi. Non è quella, devi craftarlo. What? Che cosa? Granella, con chi stai parlando? Oddio, mi so... Granella ogni tanto dice cose. Ragazzi, ma c'è tipo un money slave che mi può donare dei soldi? No, dico, eh. Perché le tipe ce l'hanno, voglio anch'io un money slave. Dai, sono abbastanza carino. Chiedo, per un amico in realtà. Ether portal nella J, adesso lo faccio. Prima mi prendo questi 80 kg di rella, madonna. Tutta la redstone del gioco ho preso. Tutta, proprio tutta la redstone del gioco. Ma che spavento. Ma che rumoracci che fa lei, vergognoso. Ma si, si vergogna un po'. Vediamo, Ether. Serve l'Ether... Etherport, eccolo qua. Ma è una cazzata. Ma vabbè, ma io poi ci vado allora. Ma fortissimo anche, cioè...
Vi porto tutti in paradiso, ragazzi. Benvenuti nel nuovo gameplay del paradiso. Oggi ci ammazzeremo per arrivare in paradiso, appunto. Cosa vuoi fare in questa live? Esci Roberta e di Donia. Eh? Anch'io parlo italiano a volte, però raramente. Aspetterei a farti fare almeno il corpetto di Draconium. Ah, perché Ivern non è Draconium. Giustamente non è Draconium. Non capisco un cazzo, madonna raga. Per me è abbastanza... Ma è già esploso, ma perché fa così schifo al cazzo sto piccone? Ma non ho capito. Non ho capito, mi sembra veramente un po'... Un po' offensivo tutto ciò. Cioè, si spacca subito, dimmi te. No, la cobblestone mi serviva. Cobblestone. Ah, io butto anche questo. Non si fa con la glowstone e l'acqua come nel 2012. Oddio, mi sa di no. Mi dispiace per tutti i veri... Come si chiamano? Nostalgici, ma... Ci sono stati dei cambiamenti al dipartimento. Mettici un break, si fa con il cast d'oro, vuoto d'oro e 8 di ossidiana. Cast vuoto d'oro e 8 di ossidiana. Effettivamente non... è a durizia, non... Bonk, bonk. Un'altra testa di zombie, giusto perché sono poche. Allora, io in realtà... Oh, diamante. Ma guarda te. Che benessere, che ricchezza, che stile tutto questo, ragazzi. Sono un ricco benestante ormai. Allora, vedo Granella che sta facendo un po' tipo troppo difficile per lui. Intanto io sono bravissimo. Yes. Cosa serve la Stone Torch, lo sa il signore. Sicuramente servirà qualcosa di importante. Adesso mi direte tutti: ah, ma coglione, serve a fare. E no, però. Basta. Ah, io devo ancora fare l'orologio, giusto, Granella, e... No, devo fare il pedestal, altro che... Voilà. No. Minchia, raga, cioè, vedo in chat un sacco di teorie del complotto su come fare il portale per il paradiso. Io quando giocavo a Minecraft c'era Evoboin e basta. E noi dovevamo fare Evoboin. Tutte queste cose un po' scientifiche non c'erano ai miei tempi. I miei tempi era, oh, hai mai visto il tutorial per far venire fuori Eobuin? E tutti erano tipo, oh mio Dio, Flama, no, ma non l'ho visto, come si fa Eobuin? Era un po' così. Bei tempi. Piangiamo un po' in chat, gentilmente, per quando c'era Eobuin. Erano tempi più semplici. Ah, yes. Dammi tutta la night vision che hai, cazzo. Tunk. Oh, là. Buongiorno, buongiorno. Il pestle costa 2 milioni e 5 di MC. Ma sì, ormai siamo lì. E in realtà... Axolotl! Per favore, chat, un applauso per l'amico Axolotl che è sopravvissuto anche oggi. Grande eroe, vola lui! E mo il vento. Ma? Oh no! Ci sono i mob quelli grossi! In culo! In culo! Vaffa! No! No, 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 no! 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 Oh no!
Granella, posso ingaggiarli secondo te i cosi grossi o chioppo fortissimo? Ma il problema è che sono due. Cioè ce ne sono due di cosi grossi. Questa cosa mi traumatizza un po'. Boh, qual è? Non lo so, Granella. Extra step. Grazie, Sfebri di chat. È un segreto, mi dispiace, non posso dirtelo, guarda. Nel caso fai da lontano con l'arco, ma non capisco dove sia, questa cosa mi traumatizza un po'. Secondo me è qua, ecco, ma me lo trovo in fronte. Non c'è più? Perché non c'è più? Eh no, è sempre lì da quelle parti, boh. Uno te lo fai con Star Armor, due non so. Beh, ottimo. Vedo che c'è grande fiducia. Da Fabio Caressa e Beppe Bergomi è tutto. Ecco sì, ho proprio timore che sia lì sopra. E questa è la cosa che non amo di tutto ciò. E ho trovato le pumpkin, ragazzi. Pumpkin, 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 pumpkin. Anna, tua madre che paura che fa con sti versi da... È morto! Sono bravissimo! Grazie! Non ho capito cosa fosse. Boh? Cos'era quell'aggeggio? Blitzrod! Non so, boh. Non era un mutante, ebbè. E allora perché faceva il rumore? Ah, è perché è più avanti il mutante, guardate nella minimappa. Allora. È qua sopra. Allora. Andiamo in esplorazione. Andiamo in esplorazione e vediamo cos'è. Ragazzi, il mutante è quello che non ha l'iconcina quando faccio tab. Vedete che quando tabbo si vedono i mob, si vede la faccina. Ecco, intorno a quegli scheletri e quei cosi c'è un mob che non ha... Sei già andato nel land? No, non ancora. In realtà... Oh. Creeper? Oh, man. So we back in the mine, got a picture by... Ma il gruppo Telegram quando scade l'abbonamento ti fa uscire se non lo rinnovi? Esattamente. E lo fa anche in automatico perché uso i soldi dei sub per pagare un bot che fa questo mestiere. Perché io sono una persona bellissima. Non so, sono un po' preoccupato da sto aggeggio, ma non capisco dove si... Madonna, mi fai 360, oh. Boh. Ma dov'è? No, no, infatti io voglio andarci nel land, ragazzi. Un botto. Cazzo è, raga? Cazzo è quell'aggeggio? Uh.
Raga, che cazzo. Donde sta? Ma ora che ci penso, io non ho rimesso il punto d'entrata. Granella è sempre su E? Ma il punto d'entrata è rimasto allo stesso punto? Chiedo perché potrei aver fatto una cazzata. Oddio, no. Oddio. Beh. Forse no. Beh. E quindi com'è che esco? Scusate, domanda. Cioè, ma posso tipo fare... Posso fare un portale per uscire o no? Vedi dalla minimappa per il QR. Fai un pillar. Beh, giusto, raga. Effettivamente sottoterra è utile. Ma raga, io non capisco dove sia quell'aggeggio che va più più più. Ecco, ah, ma vai, vai, un altro di quelli. Vabbè, una cazzata. Vabbè, era un coglione, raga, mi sono spaventato per niente. Cerca il QR dalla minimappa. Beh, ci sta. Cosa ho fatto? Ho sbloccato della roba. Beh, che in realtà, Granella, in caso ci sarebbe anche un'altra cosina che potrei fare. Però magari non la più bella di tutte. Però potrei sempre fare gli scherzi, io. Ma raga, pensavo fosse il demonio, invece non era niente di che. Chiedo bene, mi sono cacato in mano per nulla, però è successo. Ah, l'acqua, vabbè. Allora. Dunque, dato che non è successo nulla, possiamo andare avanti. Allora. Direi di provare la strat dei geni del male. Quanto costa? Un cazzo. Non costa un cazzo, raga. Oddio. Oddio. Oh no. Perché no, Granella? Ti esplode il PC. Nah. Facciamo una piccola prova solo. Ho fatto una redstone torch. Ah.
Guardi, veramente starei cercando di fare delle cose. Puttana Eva, ma che sbocco, ma vaffanculo. Coglione. Ah, ho trovato la mia nuova missione. Oddio, sono contentissimo, sì. È tutto calcolato, ragazzi, così ci metterò un attimo a trovare la via di casa. È palese che voi non capiate. Allora, diciamo che questo non mi piace, ma posso... No, le torce normali sì, mi servivano. Mi serviva, Flint... Ah, oh, non ce l'ho. Vabbè, non importa. Iron, non steel, se no non va bene. Allora. Fani. Ma? Ragazzi, per chiunque si stia lamentando delle pubblicità, c'è un modo stupendo e segreto per non vedere le pubblicità. Che è subarsi, se no mi dispiace, ma purtroppo il destino del mondo è in mano a voi. Ah, mi serve l'acqua. Water. Ah. Allora. Hop. Ah, yes, sweet diamanti. Che modpack è? È un modpack custom fatto da dal buon Pigranellum. 30 diamanti, sono ricco. Ma ricco in culo. Bella lì, raghi. Allora, noi stavamo andando da qualche parte prima. Vabbè, ma qua c'è una miniera di cose stupende. Ma è bellissimo, ragazzi. Siamo ricchi, ricchi in culo. Guarda, altri diamanti. Altri 19 diamanti, tutti insieme, ma... Stupendo. Non potresti scrivere nel titolo un modpack fatto da granella? E vabbè, ma... È un po' lungo come titolo, mettiamola così. Comunque... Sì, sì. I sub di livello 3 avranno dei nuovi vantaggi tra poco, quindi... Se avete soldi da spendere, fatemi la sub di livello 3. Anche se... No! Ah, non bruciano gli attrezzi della Tinker, va bene. Non lo sapevo, granello, ho avuto molta paura. Guarda un attimo Telegram. Vediamo. Vediamo, vediamo. Boh, ci sta, dai. Fai. Così almeno ti risponde subito alla domanda. Altri diamanti, ma questa è una fabbrica di diamanti.
Altri 30 diamanti, ma sono milionario ormai. Dunque, dove eravamo rimasti? Io devo tornare verso casa, no? Quindi... Ah no, le cuffie, si sono scaricate le cuffie. Fermi tutti. Non sento un cazzo. Ah, non sento nulla. Non sento nulla. Sono sordo. Allora, dove eravamo rimasti? Scusatemi. Oh, ora sento. Ah. Animanchi. Ah, dunque. Magnolium. Dammi il veleno, qualunque cosa sia. Oddio, quella è tutta lava, ma che cazzo. Sto facendo un po' di danni nel mondo, però non importa. Cosa ho imparato? Cos'era quella roba arancione? Raga, era stupenda. Cos'era quella roba arancione? Sì, per il modpack serve la sub. Raga, era molto arancione, mi piaceva un botto. In realtà potrei prendermi il magma pet. Era draconium risvegliato, ma va? No, allora, niente. Sì, lo era. Granella, ho il draconium risvegliato. Pog. Bene. Ho vinto il gioco, quindi? È vero, sono immune alla lava, ma che cazzo. La 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 la. E quindi la tua armatura cosa fa? Boh, sì. Dovresti fatto comunque dai nugget. Vabbè, boh. Mi faccio il draconio risvegliato, quindi sono forte? Credo. Un applauso, ragazzi, perché sono forte. Sì, nel gioco. Sono fortissimo. Un applauso per la mia fortezza. Guarda quanta roba ho. Guarda che sono forte in culo. Questo gioco. Vi giuro, è la parte che mi diverte di più di Minecraft, questa. Ancora più che dar fuoco alle foreste. Devo essere completamente onesto con voi. Vi saluta Pierro, no? No, ciao Piemro. Molto bravo. Ah. Quindi, Granella, sai vero che ormai il gioco per me è terminato? Io farò esplodere letteralmente ogni singolo centimetro di questo mondo infame. Letteralmente io mi fermo qua. Farò dei buchi un pochino dritti e poi ci ficcherò dentro. Ah, qua è dove ho fatto la tool station, ma va. Ciao, ci siamo passati. Tra parentesi, mi serve Obsidian. Ma era lì. Sì, era di queste, da queste parti. Da cosa ti protegge l'armatura? Yes. Vai, vai, fortissimo, sali. Mamma mia, eroico.
Oh no, ha laggato, ok. Querry, ok, siamo vicini all'uscita, quindi è il momento di fare ciò che tutti sappiamo, no? Piace un sacco, bene. Vuol dire che abbiamo ampio margine di miglioramento qua, ragazzi. Allora, facciamo una cosa. Facciamo una roba così, tipo. Ma certo sprechiamo MC, ragazzi, non me ne frega un cazzo. Io sono qua assolutamente per il meme, non per tryhardare, come ben saprete. Dammi, lo prendo. Hop. Prendo il volo. Vai, fortissimo. Tutto l'inventario nella tablet. È già bello pienotto. Proteggi il query. No, sta bene non il query, ragazzi. Ma dai, non male, no? Zaino. Ma anche lo zaino non, è tutta roba che non posso svuotare. Oh. Oh, robe. Adesso torno un attimo a casa, svuoto tutto e poi torno qua a far implodere il globo. Boh, c'è un sacco di roba a caso che non capisco. Hai messo la TNT nel tablet, ovviamente? Sì, ragazzi, che domande. Ciao, Querry. Ma questo non l'ho mai fatto partire, ragazzi, sono un bonobo. Sono veramente stupido, ecco perché stai lentissimo. Beh, è andata così. Perché? Splu, l'ha sputato, ha detto pu pu pu. Schifo l'Ironwood. Meglio! Allora. Il personal è meglio metterlo nella farm di MC. Ehi, ma c'è tutto un altro lato di roba che non ho esplorato. Adesso. Allora, intanto. Purtroppo si stanno fullando anche le ceste della pattumiera, che è un problema. No, questa roba non ci va, giustamente. Ho bisogno di... Beh, vaffanculo. Ormai è tutto ceste della pattumiera, non mi interessa più niente. Pieno di roba. Allora, mettiamo le robe che si quagliano nel quagliatoio. Basta. Vieni. Vieni su di esse, arrivo, granella. Aspetta un secondo che finisco di mettere tutta la merda via. No, questa mi serviva. Dov'è Granela? Andiamo su Discord. Ciao Granela. Hola.
Sei anche tu turbato da quello che sto facendo? Ma abbastanza. Perché? Bah, non lo so. Comunque stream. È letteralmente la cosa più divertente del gioco questa. Dicevi? No, dico se mi streami lo schermo. Ah, giusto. Aspettate che streamo lo scremo. Scremo in onda. Perfetto. Allora, io ho 3.081.000 di MC. Quanta TNT è esattamente? Non buttarla in TNT. Perché no? Vabbè, intanto mi faccio un attimo la gemma del... Eternal Density. Sì. Adesso ti faccio fare una chest molto bella. Così no, Gem of Eternal Density, com'è che si cambiava il... Il? Oh cazzo, come cambiava? Lì si attiva, no, riattivo lo scudo. Sì, okay, sì, l'ho attivato. Era tipo shift tasto destro sinistra. No, shift tasto sinistro lo spengo. A tasto destro. Era... Vabbè, c'è scritto. Press up to change target. Infatti era il Draconic Shield. Devo levarmi lo scudo. Devo togliere sta merda, suppongo. Ce l'hanno tutti quanti i pezzi lo scudo. Cioè, devo levare tutti i pezzi e fare su. E... No, non sta funzionando comunque, Pog. Così cambi cose. Press up to change current target, era questo. Ah no, ok, posso usare questo. Mi chiama Dark Matter? No, metto Diamond, se no non ne faccio abbastanza. Cioè, non ne faccio abbastanza. E metti l'armatura. Grazie. Yes, dammi tutto, gioco. Blu, 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 blu. Fammi i diamantosi. Io avrei comunque fatto i lingotti di ferro. Perché? Perché ne fai di più e sei sicuro che non butti niente. Vabbè, chi se ne frega. Ormai. Così hai fatto soltanto due diamanti. Stored ne ho 708, quindi mo posso vendere tutto senza alcun ritegno. Quindi cos'è che devo fare di utile che tu dici? Cerca... Devi fare un paio di cose. La forgia è piena. No, non è piena. È piena. Ma come? Vedi quel simbolo rosso, cosa? Non c'è abbastanza spazio per quei materiali. Ah. Ah, oddio. Allora, aspetta. Up we go, pezzi di merda. Da-tara, da-tara. Oddio, è vero. Povero. No, l'ho un po' trascurato in sti giorni. Beh, che non serve più letteralmente a un cazzo questa roba. Sì, infatti tu continui a riempirla, però è inutile. È che, vabbè, non mi piace lasciarle in giro le cose. Perché adesso, man mano che ti fai una cosa, Draconium, è inutile la tinker. Vabbè, non importa, è un ricordo, praticamente, di quando ero un giovane Minecrafter. Un giovane fuori classe. Ma tipo, se io mi lanciassi da qua sopra, l'armatura di Draconium mi salva? Ovvio. Posso farlo? Non è tanto alto. Adesso fammi finire. Ah, ma l'ha ricaricata completamente l'armatura, nice. Sì, sì. Sono extra fulled, mate. Wireless power è bello. Madonna, raga, comunque... sono in altissimo. E non puoi allargare la struttura. Raga, sarebbe un parto allargarla, mo. Quindi ora vado solo in altezza, me ne batte il cazzo. Zero interesse per altro. Inutile anche che rimetti le scale al lato, tranquillo. Sì, sì, non la prossima volta che sali qua sopra ci sali volando. Io voglio andare a trovare i villaggi e a fare terrore. Non ho ancora esplorato il mondo normale di Minecraft, cioè le mansion. Te la faccio fare adesso l'armatura e tu voli in giro ad esplorare volando. Allora, eravamo rimasti qua. Tu continua a fare le tue cose. Eravamo rimasti che devi cercare Draconic al lato. Allora, Draconic. Vedi quell'armatura? Quale armatura? Sono l'armatura quella là. Ok, quelli là sono i gambali, quella lì è l'armatura. Cerca il crafting dell'armatura. C'è il fusion crafting sopra. Iver okay. Leggings e... Ah, devi salire di tier al Draconic. Quindi devi fare una cosa. Devo ti ricordi gli injector? No. Gli injector sono quei cosi bianchi al lato
No, no, del Fusion Crafter. Sì, sì, quasi. Allora. Ne devi fare di più. Per fortuna li hai imparati. E li devi far salire di livello. Per farli salire di livello. Questi quanti ne faccio? Sì, sì. Prendine altri 9. No, altri 12. Sì. Ok. Ok, e tieniteli adesso nell'inventario. Ah. Vabbè, vedrà. Allora, devi fare un'altra cosa anche. Cioè, cercare Wyvern al lato. Wyvern. Sì, sì. Ok. Vedi quel coso viola? È come l'ingiattatore, ma è viola. Ah, vicino. Ok, questo? Quello là. Sì. Devo devi fare questo. Come cosa devo fare in poche parole? Allora, intanto ti serve... Cioè, tu c'hai tre injector per lato. Ti serve aggiungere un altro, perché se vedi che... Ti chiede quattro cose. Serve quattro. Adesso quattro. Ti spiego. Metto qua sopra? No, lo devi mettere accanto. Ok, devi collegarlo col cavo. Ma ne posso mettere già altri o no? Sì. Sì, però per adesso ti consiglio di tenerti, dato che li vai ad aggiungere dopo. Tu intanto prendi i cavi pure. Sì, com'è che si chiamavano? Pipe? Duct. No, sono i duct loro. Ok. Redstone energy. Ok. Ne bastano... Scusi, non li devi mettere sopra. Me lo puoi ridare, gentilmente. Vabbè, credo che più o meno tu abbia capito come funziona la cosa, no? Prendi 4 diamanti. Eh sì, mi servono i diamanti. Allora mi ce l'hai dentro uno? 4 diamanti. Un blocco due di draconium. Core, un blocco di draconium. Due core normali. E uno della viverna. Io ti consiglio di prenderne di più, dato che non devi farne uno soltanto. Blocco di draconium sono 4 o 9? Sono 9. Prendi 9 lingotti lì e poi sdoppi il blocco intero. Non sdoppi. Devo andarmene. Ciao, Mary. Ce l'hai nello zaino la crafting, però vabbè. Non mi piace usare la crafting dello zaino. Draconium. Prendi 18 blocchi. Cosa? Non ho abbastanza soldi, mi sa, eh. Forse sì. Beh, intanto facciamone uno. Ah, farti salire di livello sarà un casino, effettivamente. Quindi per uno dovevo fare... No, ho sbagliato tutto. No, te lo spiego io allora. 4 pirulini, un pirulotto e un pirulotto. Allora, prendi i... No. I devi dividere. Ah, cioè devono essere uno per manina? Sì. Madonna, santa. Ho capito, però. Poi prendi quelli. I blocchi possono anche stare insieme, dato che te ne serve soltanto uno. Yeah. Adesso metti un injector dentro il coso. No. Ah, lì. Clicca. Mettilo sopra. E fai start. Ma che bello. Guarda che figata l'animazione. Esci. Esci. Ah, esco. Ah, mi metto in mezzo. Non ti fa niente. Però guarda che figa l'animazione. Che bello. Poi? Lo so che costa troppo fargli fare fino al draconium. Però... Però posso tornare in miniera e far scoppiare tutto. Ma quello mi sa che te lo farei più avanti. Per adesso fai il piedistallo e upgradi la farm di MC. Perché... io voglio far scoppiare tutto. Sì, puoi far scoppiare tutto, però fai anche questo. Va bene. Tada! Effettivamente puoi anche impararlo questo, senza che lo ricrafti tante volte. E allora questi li rimetto dentro? Sì. Plup. Ok, fatto, l'ho imparato, sono bravissimo, giusto? Metti anche i blocchi, ok. E prendine 4. Ce la faccio? Anzi no, 8 te ne servono. Non lo so, sai? Eccoli qua. 1, 2, 3, no. 6 ne posso prendere. Allora niente. Aspetta, rompi questi bianchi e buttaceli dentro. No, i cavi ti servono. Ah, perché dovrei sostituirli tutti. Devi sostituirli, non... Ma non ce la faccio comunque. Vediamo. Almeno il tier della viverna dovresti riuscire a farlo. Ho i miei dubbi. Non so per quanto 7. Riguarda... niente. E quindi? Li metto intanto. Sì. Sei stronzo pure tu, eh. Oh, ma te sto mettendo... No, vaffanculo.
Potevi cominciare a metterli dall'alto, anche tu. Sono bravissimo. Ok, torno in miniera a fare casino. Bella, raga. No, aspetta. Quanto MC hai? That's a lot of damage! 139. Grazie, Riccardo Milos Almao, per la... il sabbino. Benvenuto, benvenuto. Forse ti conveniva riprendere quelli viola, buttarli dentro, fare il pedestal. Così allora, velocizzi un attimo il coso. E... no. Vabbè, per ora lo lascio così e basta, tanto non sì, serve sì, niente. Sti cazzi. Tanto finché non c'hai... cioè, per adesso non puoi craftar tanto. Va bene. Allora, intanto mi ripiglio le torce che non ne avevo già più. Mi serve il pedestal. Come cazzo si faceva il pedestal? Lo sa Dio. 5 blocchi di... oh mio Dio benedetto, in croce, come... oddio. Lo so, però te lo velocizzo. Ma non ce, lo, non ce la faccio, Teoricamente sì. Dovrebbe costare 2.5 milioni. Ma va? In teoria sì, ce l'hai già i blocchi di Dark Matter. Mi servono 5. 1, 2, 3, 4, 5. E poi mi serve la Red Matter. 1, 2, 3, 4. No, che non ce la faccio. Infatti che cazzo... Chi è che ha detto questa enorme stronza? Quanto costa la Red Matter? 4, 6. Me ne serve una... mi serve 800... No, mi serve 933. Mi mancano 500.000. Dai, vai. Bravi, bravi. Ditemi stronzate. Io vado in miniera a far esplodere tutto ora. No, potevo farti fare la chest quella bella, però vabbè. Cos'è per la chest quella bella? È la chest della Draconium, che c'è un ma perché ho le stone torcia? Che cazzo servono? Vabbè. Sono le stesse identiche cose di quelle normali. Tanto che si craftano quella pietra al posto che col legno. Troppo utili. Per alcune persone servono. Lallallero, lallalla. Beh? Non ho capito, gioco, eh? Ma no, ma si è smerdato tutto, ma... vabbè. Continuiamo la nostra triste scoperta delle miniere di questo gioco. In realtà con questo metodo della TNT si farma abbastanza in fretta anche. Era entrato nel mio mondo per vedere quanto costava una cosa. Ho sentito un rumore strano e non capivo. Poi ho realizzato che era un coso che ti farò portare più avanti anche a te. Che ti permette di spostare il tempo. Il che? Ti permette tipo se è notte, tu lo attivi, dai un tot di energia e quello letteralmente prende la luna e il sole e li sposta per far venire il giorno. Ma che cazzo. È bellissimo. Allora, dammi un po' di cose magiche pazze, gioco, mamma mia. Sorry, ma nel caso gli faccio fare l'alberello dopo. No, la TNT l'ho messa via, ma perché? Cosa mi ha detto il cervello di metter via la cosa più bella del gioco? Che hai messo via? Ehi, non è orrenda la mia farm, come cazzo vi permettete di dirlo? Ciao, Axolotl. Gli axolotl in questo pack sono qualcosa di magico, comunque. Oh, diamanti. Ma che beltà. No, non ho messo di nuovo... perché... non ho di nuovo messo l'entrata, oh. Porco due. Il personale MC Link in questo momento se lo può anche fare, eh. Comunque mi sa che l'entrata quella là era nello stesso posto della vecchia. Dici? Secondo me no. Perché prima sei entrato da lì, praticamente. Comunque vedi dove stanno i buchi di TNT e è là che devi andare. Per me sì, in realtà, è qua sopra di te adesso. Dici che è qua? Vediamo. Mi sa di sì. Quando avrai il Dragon Staff, la power, la TNT la butti via? Vabbè, ma adesso non ce l'ho. No, i draghi non ci sono, ragazzi. Quella che diceva il tipo della Draconic Staff of Power è praticamente l'attrezzo principe della Draconium. Che a livello massimo arriva a scavare anche 15x15x15 volando.
cazzo. È OP come cosa. Cioè, tu rompi un blocco solo e ti scava un cubo 15x15x15. Ok, io mi sto perdendo però, non trovo più l'uscita. Entrata E qua è una stronzata immensa. Mi sono perso di nuovo. Dunque. Vabbè, vai dove c'è il buco oggi. Facciamo l'unica cosa sensata. Scusami Armor, non volevo farti prendere ma? Oh no, Enderman, lo lascerò in pace. Vedete ragazzi? Quando non sapete bene che fare, fate esplodere tutto. Giusto. Beh, tipo... comunque. Ma lo scudo quindi non serve letteralmente più a niente. Tecnicamente no, ce l'hai sempre lo scudo di forza attivo. E quindi lo posso mettere via? Beh, volendo sì. Non so quanto ti convenga forse iniziare a fare le stelle. Le Nether Star? No, no, è un'altra roba. La Final Star, quella cosa. Cioè, madonna. I pezzi almeno della Final Star. Ah. Non capisco chi è che dice che sto sprecando tutti i miei soldi in TNT quando è palesemente l'unica cosa corretta da fare. Uno stack mi costa poco più di 100.000. Guarda. Ciao Axolotl, due Axolotl. Ma... No, no, c'è l'acqua, che palle. E soprattutto sono sospese, non sono appoggiate su un blocco, quindi... No, no, è arrivata Sans. Finito? Grazie. Allora, facciamo... Ah, ho bloccato l'acqua. Non è vero. Ah, ho bloccato l'acqua. Sì. Prova ad andare contro l'Enderman. Devo prenderla pure in teoria. Potresti farcela. Prova ad affrontare l'Enderman, visto che adesso c'hai l'armatura l'armatura forte. Mi devo ancora fare clonare, cazzo. Oddio, questa cosa che fa l'Electron mi fa venire una voglia di sboccare, comunque. Io ti devo ancora far clonare, ma non so quanto sia effettivamente utile in questo momento, considerato che... Che sono fortissimo. Beh, l'armatura non è che... Oh no! Oh cazzo! Ti spaventi davvero avendo l'armatura della Viverna? Boh, non lo so, ha rovinato il mio piano, il creeper, che palle. Comunque non so se avevi letto prima. La vedi quella barretta rossa nella cosa al lato? Sì, la vedo. Quella barretta rossa è l'entropia dello scudo. Se si alza troppo, si ricarica troppo lentamente ed è un problema. Ah ok, ma se prendi la troppi barra... troppi danni tutti insieme. Sì, allora la barra quella 256 è appunto lo scudo. E ti assorbe tot danni prima di smettere di assorbire. E poi si deve la ricaricare, barra... immagino. Sì, la barra blu è l'energia, mi pare. E l'entropia, che c'è anche scritta la percentuale, è... Cioè se prendi troppi danni lo scudo non si ricarica. Ah, e come inizia come a farti danno. Cominciare? Devi non prendere danno per un po'. Ah, vabbè. Comunque mi triggerò un botto che la tua skin compare tra l'armatura. Non so perché. Mi sembra strano che tu non abbia ancora messo la skin di Amogus. È vero, ma... Non ho avuto cuore. Vabbè.
non ne butto voglia. Neanche. Dai. Ah. La 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 ero la la la. Comunque una volta che ti sei fatto il TR di Draconium, è facile craftare l'armatura di Draconic. Il robino lì, quello che fa le cose? Una volta che ti sei fatto tutti quanti gli injector arancioni, non vedo. Sì, sì. Ah no, aspetta, è un livello ancora oltre? Eh già. Vabbè, cazzo. Però è veramente uno degli ultimi tier, perché dopo c'è giusto il nero, che è la cosa più endgame di tutti. Wow, wow. Vabbè che tecnicamente anche quello arancione dovrebbe essere endgame come tier. Anzi, anche quello viola, però vabbè. Come tierless raptor. Esatto. Non sto trovando più l'entrata di casa. Devo davvero far esplodere questa caverna all'infinito? Io volevo evitare questo genere di cose così drastiche, però... Comunque volevo vedere... Effettivamente ti conviene fare la stella finale. La la la. Raga, non trovo più l'uscita, sono disperato. Perché me lo dimentico ogni volta? Potrebbe diventare la parte più interessante del gameplay. Io che non trovo più l'uscita. Mi serve fare un calcolo. Ah yes, granella studioso. Sono diventato gold miner. Ho fatto l'epica Mogus momento. Io andrò in questa direzione comunque. Comunque quella cosa della Tinker trasforma tutto quello che hai lì in lingotti. Ma non ho voglia di far uscire tutta la merda che ho nella forgia, ragazzi. Ci metto 25 ore. Niente, l'hanno già fatto pure quelli che hanno creato la mod, il calcolo evidentemente. Che cosa? No, stavo guardando per le stelle della Mogus. Ma c'è un modo facile per svuotare la forgia o dovrei farlo letteralmente a mano? Dovresti farlo letteralmente a mano. Oppure togli il blocco centrale, però perdi tutto quello che c'è dentro. No, vabbè, vorrei tenerlo. T'ammazzo. Lalla. Ma quante cose che sto trovando, è bellissimo questo gameplay. Come si chiama questa strat? È Bertra che si lancia a caso. Non lo so, dovresti dircelo tu. Picchia gli axolotl! Ma come si permette? Non vorrei ricordartelo, ma anche tu lo facevi. No, gli axolotl l'ho mai toccati, io li voglio bene. Sono i miei migliori amici. Sono molto teneri. Comunque devo andare. No, vabbè, tanto io torno tra un po', tanto. Ma tranquillo, io in realtà la mia missione ce l'ho. Ok. Comunque ciao. 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 Yes, burning TNT. Non molto più. Dunque, certo. Ragazzi, quello che sto facendo ha tutto un suo perché, mi raccomando, non preoccupatevi. È tutto fatto da un team di esperti. Yes. Comunque quest'armor è veramente stupida, cioè non ha assolutamente senso, sono un uomo immortale.
Che cazzo è sta roba? Sono stato vittima di una chiamata di gruppo. Mi sa che è stato un errore. Però secondario. Ah. Quindi ragazzi, Mary, mi puoi fare un poll in chat? Puoi fare un poll se... Sì e no, volete vedermi far esplodere l'intera mappa? Sì o no? Sì, solo questo. Allora, qua mi serve un bucket. Durata 2 minuti. Sì, sì. Che in realtà vedo che l'opinione pubblica è già molto intrigata per i fatti suoi. Però per onestà intellettuale faremo un poll, ragazzi. Democrazia. È così che muore la democrazia. Tra scroscianti applausi. Allora, devo ovviamente evitare che partano reazioni che non voglio che partano. Ok, questo vuol dire che non l'ha preso. Okay. Allora. Nome a casissimo, ha già partito. No! Ma? Perché ha fatto da solo? Sarà entrata a contatto qualcuno con la lava, non so. Unlucky. Vabbè. Oppure allora, c'era un creeper, non ho idea. Oh no, la lava. Allora, andando avanti. Che bello essere immortali. Ha preso fuoco dalla lava, anche grana, lo dici. I lapilli di lava, niente. Ero convinto di essere più potente di Dio, ma alla fine sono stato messo al mio posto. Alla fine sei comunque inferiore. Andando avanti, continuiamo a fare un buco enorme. Allora, qui c'è della terra, quindi bisogna prima fare pulizia. All'inizio il piano era cercare l'uscita, però non è... Fa il culo. Non è così emozionante quello. La troveremo prima o poi, piano piano. Lapis. Il poll. Beh, c'è anche qualcuno che ha detto di no. Questa cosa mi colpisce ben profondo del cuore, ragazzi. Mi spiace. Au, au, au. Wow. Io ero una di quelle persone. Ma come vi permettete? Cioè? Hai trovato la bedrock. Sono arrivato alla bedrock. Un applauso, signore. Abbiamo rotto ufficialmente completamente il gioco. Perché arrivare alla bedrock ci vuole proprio impegno, secondo me. Ah, andando avanti. Dobbiamo trovare casa. Non si può continuare così senza avere casa. Quindi. Ho trovato una enderpearl? No. Forse dei melloni. Sempre buoni i melloni. Renatum dice: fai altra di quella redstone. Oh no, non c'ho voglia di farla. È un incubo quella redstone. Che ti serve per fare altre batterie. Va bene. Facciamo la redstone. Se più efficiente tutto il cuore. Beh, sono effettivamente molto più efficiente del quarry in questo momento. Allora, mi serve un blocco di obsidian. No, neanche obsidian. E un pacco di redstone. Ok, mi serve... No. Perfetto. Fatto ciò che dovevo, granella. Ora sono stato un bravo pampino. Torniamo a distruggere tutto. Allora,
Ah no, aspetta, mi serve questo. Giusto. Mi serve la Tool Forge. E devo ripararmi sto aggeggio prima che... Okay. Ormai qui sono a livello redstone, non va bene. Devo salire. Sennò... Sennò si smerda tutto, ragazzi. Si smerda. Prima bedrock, non redstone. Quella. Proprio lei. Allora. Oh, diamante. Ma guardate. Che piacevole sorpresa. Ben 17. Dove hai scaricato la mod? Ragazzi, se volete giocare anche voi la mod, la trovate sul gruppo dei sub. Quindi, se la volete, potete subarvi. Fate punto esclamativo mod MC, che c'è il comando apposta. Grazie. Ecco, c'è anche quello in caso. Granatum 10, dopo ti faccio craftare una batteria anche più grande o fa quelle piccole. Va bene. No, Axolotl, scappate! No! Sopravvivete! No! Uno su due. Sono stati vittime del... Della vittima. Sono state tue vittime. No, io non ho fatto niente. Scusami, ma se Bukil facesse col martello? Anche questa è una cosa assolutamente saggia. Prego, si figuri. Oh, diamanti. Stavo cercando di prendere i diamanti, gioco. Questo è molto, molto, molto maleducato da parte sua. L'accendevi dopo tu, scusami. Nah. Tic, tic, tic. Oh. Io non sto mica trovando più la via di casa, comunque. Allora, proviamo. Ah. Altri axolotl. Madonna. No, ma... Poveri axolotl. Sei una persona... No, sono ancora pessima. Tutti vivi. Sei una persona pessima. Ma Bertrand. E... Boing. No, io non li uccido. Non posso lasciare che soffrano qui da soli. Avranno più pace nella prossima vita loro. Non dico tutto così. Vorrei salire, posso farmi delle scale, gioco? Grazie. Beh, non ha funzionato molto, va bene. Come mai sei così onnipotente? Non lo so, raga. Ho una crisi. Allora, qua sono già passato. Penso si capisca dalla quantità di fori nel terreno. Oh, qua potrei fare un po' di... Un po' di renovation, ragazzi. Gnom. No! Palle. Ah... Che noiosi sti creeper che mi rovinano i piani. Sto cercando di fare un po' di content, signor creeper. Amor di Dio. Un'altra freccia. Ehi, una freccia. Ma no, ma sono di nuovo. Mo sono più giù di prima. Palle. Diamanti. Allora, intanto io mi sembra di star minando, no? Quello fai trick. Cioè, i metodi possono essere un pochino poco ortodossi, però sto minando in un modo... Guarda quanti diamanti, è fenomenale.
Che streamer di Minecraft di incredibile qualità che sono. Cioè, dove lo trovate uno che vi scava 15 diamanti alla volta? Dovrebbero tutti imparare da te, guarda. Ah, allora. Torniamo su, che voglio tornare all'uscita. Secondo me farò esplodere il portale e sarà una cosa divertentissima. Addio. Allora. Madonna, la prossima freccia. Una strega. Due streghe, più streghe. Se c'è un creeper mi metto a piangere. Ok. Anche una gallina. Povera gallina, avrà il diritto di essere qua. No, no. Non t'azzardare a rovinare la mia creatura a sto giro, che cazzo. Non dovete veramente avvicinarvi. Ti sembra di sapere? No. Ciao. Oh no, ho finito la TNT. Anyways, vediamo un po'. TNT. No, 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 restate qua, signori, vi prego. Bravo, resta lì. Ti divertirai un botto. Oh, oddio. Ragazzi, siete pronti a vedere un PC da 1400 euro che esplode? No, perché io un botto. L'importante è che sei pronto tu, guarda. Il PC è il tuo. Ma sì, sono sopravvissuto a VR chat, posso sopravvivere anche a questo. Meh. Cosa è meh? Meh. VR chat non, al massimo ti entrava nel computer, non te lo facevano esplodere. Beh, in realtà mi sono... Cioè, quando me l'hanno briccato perché hanno... Come si dice? Mi hanno sovraccaricato la scheda, che... scheda video. Quello era. Quindi è letteralmente la stessa cosa che potrebbe succedere ora. Cerchiamo di contenere questo coso d'acqua che potrebbe rovinare terribilmente tutto. Voilà. L'acqua è contenuta, così non dovrebbe rompere le palle. Andando avanti. Tornando al nostro discorso di prima. Chat, potete dirmi se sto esagerando? No, perché se sto esagerando smetto, però non mi sembra, cioè. A me sembra dignitosissima quantità. Le clip sono attive, vero? Sì. Perfetto. Erano attive anche ieri sera quando ho detto quella bellissima parola sul finale. Vabbè, ho visto di peggio. Ne ho dovute cancellare 5. Niente. Vabbè che tanto non era colpa mia, quindi, cioè, meglio cancellare. Lo però. So, però è stato bello soprattutto quando avete avuto tutti quei due secondi di silenzio e poi avete tutti capito urlare, la no. Gravità della cosa e tutti no. Come sempre. È stato molto esilarante, devo dire la verità.
No, raga, il mio scudo non si surriscalderà per il semplice fatto che a sto giro non ci starò in mezzo, ma mi metterò in un angolino. Allora. No, no, no. Madonna, mi è passato. Solo tre persone pensano che tu stia esagerando su tipo 10-15, quindi... Va dai. Vedi tu. That's a lot of damage! Grazie Lucandre02 per il Prime. Benvenuto, spero di rivederti i prossimi mesi. Anche perché se cerchi del vero contenuto di Minecraft di qualità sei nel posto giusto. Allora, beh, direi che si può accendere la situa. Allora. Beh, andiamo su. Perché no? Utile questa tenda fino all'acqua, un applauso. Oh merda! No, non ha funzionato. Ah no, si ha funzionato. Lol. Ah. La grotta è diventata un po' più grande, raga. Ah, bene. Sono molto felice di questa avventura. Ciao, amici. È stupidissima questa armor, comunque. Cioè, letteralmente sono Gesù. Ciao, Enderman. Oh mio Dio. Oh Gesù, ho fatto dei danni, sì, ho fatto dei danni. Ciao. Ho fatto un po' di casino, raga, su via. Ah. In tutto questo io non ho ancora trovato assolutamente dove dovrei essere. Dov'è l'uscita? Serve il numero verde. Entrata de casa, please. Ciao amore. Come ti permetti? Da lì è entrata e uscita. Mi ha insultato ed è uscita, rettifico. Vi ricordate quando perdevo le vanilla di Minecraft perché venivo boncato dai creeper? Beh, non c'è più il problema adesso. Dato che con questa mod sono Cristo in terra. Allora, mettiamo via tutto sto pattume. Voilà. Che silenzio in questo deserto. Però vorrei davvero trovare casa ora. Mi sento un po' solo. Oh.
chat, qualcuno sa, qualcuno riesce a trovare nel VOD dove era casa? Mi sono perso. Aiuto. Voglio la mamma. No, non lo apro il mondo, non citerò. Come se non l'avessi fatto. No, non ho mai citato in vita mia. Abbiamo finito? Eh? Non ho capito io. Bambini. Non mi toccate bambini. Allora. Oddio, un altro mega. Divertente da come da 5 milioni e mezzo ore a 4 milioni e 7, raga, è tutto calcolato, non capite voi. Beh, c'è dietro un grande studio del gioco. Adesso, grazie al mio sofisticato sistema di leve specchi, tornerò subito al valore di prima. Visto? Quasi. Voilà. Sei qui per farmare MC, butta tutto nella tavola. Io sono qui per far scoppiare cose, Granella. È inutile che mi dai queste cose. Mi dici queste cose cattive, tipo, no, devi farmare. Yug, io sono qua per fare casino. Cioè, se proprio devo essere onesto, al momento sono qui per cercare di uscire, perché mi sono perso. E mi sento molto solo senza casa, però... Questo poi è un altro discorso. Smeraldi non se ne trovano più da metà game, è diverso, cioè sono proprio spariti gli smeraldi. Ciao scheletro. Gli sdoppi nel caso, no, intendevo per i soldi gli smeraldi, cioè non è quello il punto. Ci sono quasi arrivato al fatto che posso sdoppiare le cose in questa in questo pack. Basta mob, dai. Fortissimo, signori. Un vero campione. Smeraldi, toh. Chi è che li ha gufati, stronzi? Tonk. Toh, sono di nuovo 5 e mezzo, quasi. Scassa maroni che non siete altro. Sempre qui ad offendere. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Belli. Raga. Tanti belli axolotti. Ma che cazzo. Ma. È una vendetta per quelli che hai ucciso prima. Ma che cazzo. No, ne sto uccidendo uno con il gravel. E niente, mi dispiace. Ma che cazzo. Ma che è sto incubo? Sembra... Avete presente i manichini negli horror? Quelli che non è che facciano qualcosa, però sono lì e compaiono.
È lo stesso concetto, mi fanno una paura fottuta. Niente, scusatemi, devo... Lo so che non dovrei sprecare i miei punti, però... Urge la disinfestazione qua, mi fa paura. Cioè, purtroppo mi sono terrorizzato io. Mi clippate anche questo? Cioè, devono essere ricordati questi poveri axolotli. Però era il loro destino essere boncati nell'iperspazio. Però il loro sweet sweet exp non verrà sprecato. Poveri, ma no. Dai, raga, state difendendo per caso gli axolotl? Come vi permettete, ragazzi? Si meritavano questa fine, erano fastidiosi, ecco. È inutile che difendiate il nemico. Dannati axolotl. Hanno compiuto dei crimini contro Skyrim e la sua gente. Se vuoi ho le coordinate di dove... Oh sì, ti prego, dimmi le coordinate. Poveri 200... Axel. 205, eh? 52, 370. Quindi è 205 e... E cos'è? 370? Sì. Ok. Quindi è davvero da questa parte. No, allora intanto arriviamo, cioè, a... Che casino ho fatto per trovarlo, prego. Grazie, molto gentile. 370, via. Ma buongiorno. Ehi, qui ci sono già stato. Che rumori. Oh, un sacco di lapis. Se arrivi a 6 milioni e mezzo, forse riesci a fare pedestal e watch. Ma è la mia TNT? Scusate, no, io chiedo. Perché... È bello, pedestal, tutte queste robine, però... Ehi, ma lì c'è della luce. Axolotl 370. Oh, siamo tornati qua. Ma basta, basta, basta. Guarda la minimappa, sono tantissimi. Dannati axolotl. Allora, 370. Una slime. Ah, ma è qua sopra di me. Ma è davvero lì allora? Ma scusa. Non avevamo appurato che... Sei? Devo salire, però... Sì, sì. Non avevamo appurato che non era lì. Tipo. Ah, menzogna, ma... Ecco. Andiamo su, ragazzi. Poi mi sa che una volta arrivato su, stacco la live, che torno a montare, signori, perché oggi è una giornata felice. Si monta, si lavora. Mio Dio, ma... Cosa? Cioè, io apro un coso e... Sì. Dio buono. Allora. No, non farlo. Lasciali lì. Lasciali lì. Bertra. No. Dai, ma... Dannati axolotl di merda. Andatevene. Ma non ti fanno niente. Andatevene. Come Amogus. Ce ne sono troppi. Madonna.
Prima di andare puoi fare il pedestal e attivarlo? Non lo so, forse posso, ma forse no. Dipende dal gioco. Allora, oh, di qua si sale intanto. Basta! Mio Dio, avrò un trauma per gli Axolot finché è vivo, mo. Vedi, è qua, eh. Ah, devo salire, però. Ah, lì c'è il Quarry, infatti. Fermi tutti. No, non fa... Ah, si è rotta la freccia. Peccato. Il Quarry! Siamo quasi a casa, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Fammi salire il gioco. Ah. Amogus. Adesso spacco il QR. Degno di me. No. Perché? Non stavo assolutamente per morire. Questa è una menzogna. Oh, cazzo, no, ok. Sì, ce l'abbiamo fatta. Wow, hai trovato un sacco di cose utili il gioco. Bravissimo. Ta-da. Beh. Cos'è meglio secondo voi? Questo coso lento, brutto o... Cioè, parliamone. Scusate, io vorrei essere... Cioè... completamente onesto. Perché c'è un melone? Perché c'è la randomite lì, quella robaccia orribile. Ed è stato randomizzato. Allora, Kyumtamsolomlp. Ok. Quindi qui dovrebbe 5 dark matter. Vabbè, raga, sono miliardario, ma ricco. Uff. Sono ricchissimo, signori. E qua come va la situa? Bene, bene. Quindi, cos'è che devo fare? Devo fare il pedestal, giusto? Mi servono 5 di questi. E di red matter, invece, mi servono 4. Posso fare il pedestal, signori? Fai anche un dislocator, allora. Porca troia. Ah. Ok, questo è facile. Per fortuna. Sandstone, cobble slab, blaze powder, stone, stone pressure plate. Allora mi serve stone. Mi serve cobblestone. Mi serve la blaze powder, che è l'unica. Ah, no, ce ne ho ancora da parte, credo. Qua? No, non funziona così. Dio mio. Allora, intanto facciamo la pressure plate. Cobble. Serviva la terza. La. E mi manca la stone, giustamente, che ho appena messo via perché sono un cretino. No, non lei. Questo. Ta-da! Ora mettici sopra il Watch of Flowing Time. Watch of Flowing Time. Probabilmente ci sono ancora pieno di schifezze che non so dove mettere. Vorrei mettermi a piangere. Tutti questi materiali non servono a un cazzo. Allora.
Anche il watch. Allora, ragazzi, cosa... dove li metto? Li metto tipo qua. Allargo la stanza. Voilà. Qui ci sarà un pedestal. E un altro pedestal. Tada. Questo? Va sopra la farm. E allora andate tutti a cagare, stronzi. Hai sbagliato dislocatore. Dislocator pedestal si chiama. No, no, devi, devi fare la pallina. Dislocator pedestal. E che cazzo ne so, c'era scritto. Cerca dislocator. La vedi quella pallina, quella viola? Vabbè. E il pedestal va qua sopra? Sì. Vabbè, ma c'è il mondo fuori. E mettici la terra sopra. Ma che palle. No, più. Cosa c'è qui? Allora. Così. Dunque, e il watch sopra. Sì, attivalo. Shift e click sul piedistallo. Beh, non male. No. Prova senza shiftare. No, okay. Allora è control perché tu ce l'hai invertito. Oh, no, non dovevo fare niente. Attivo! Ok. Bastava di fianco alla farm, vabbè, mi sono complicato la vita. Crafta quella pallina rosa. E palle. Ender pearl. 4 di draconium dust. E 5 di blaze roba. Mi serve servono questa. 3 mi servono 6, ah sì, 4. No, 5. Ma ce l'ho. 5 mi serve. 3 ne ho. Rod. Rog. Asus. Ma sei un cazzo di momento gamer tu. Epico momento gamer. No. Sì. Ok. E? Fai shift click. Ok. Ok. Ora, da qualunque posizione ti trovi, qualunque dimensione eccetera, oh, ti tipo qui e ti togli mezzo cuore di danno. Poi non, no, lo consumi perché. Ah. E ti ammazza se lo usi troppo. Ah, Riccardo, hai due cuori. Lo so. Era tutto calcolato. Quindi. Beh, domani ti faccio fare quello avanzato. Per oggi è tutto, signori. È stato un piacere. Guardate, ho fatto delle cose stupende. Siamo stati dei veri momenti del gamer. Addio. Ciao Piembro. Ci vediamo presto con un prossimo live. Ciao amichetti. Esatto, tizio pazzo. Sono Femde, sono un matto furioso. Buona continuazione, amichetti.